Caro e amato Gesù, radunati qui ancora una volta per la grazia di Dio. Veniamo davanti a Lui per cercare il Suo volto e implorare il Suo aiuto e la Sua misericordia. Mi addolora vedere la moltitudine di persone che attualmente lottano con difficoltà finanziarie. Di conseguenza, supplico continuamente al nostro Padre Celeste di fornire soluzioni e assistenza a tutti i nostri fratelli e sorelle in difficoltà. Come figlio di Dio, sei circondato da angeli che combatteranno nelle sfere celesti quando invochi il nome di Gesù per aiuto. Sii in pace, avendo la piena conoscenza e certezza che c'è un potere straordinario nel prezioso sangue dell'Agnello. La prosperità, amata, è una parte integrale delle benedizioni che il Signore ci ha donato. La prosperità comprende uno stato di pace interiore, salute robusta, vera felicità e abbondanza nella vita. Avere abbondanza in tutti questi aspetti della vita, dove ogni sforzo e impresa prospera. Pertanto, impegniamoci in ogni nostro sforzo e lavoro a Dio, riconoscendolo come un Padre amorevole e comprensivo che possiede saggezza divina. Affidando le nostre questioni finanziarie a Lui, osserveremo la notevole trasformazione che ogni fase della vita subisce. Ricordate che tutte le cose vi appartengono per promessa divina. Dio è presente in ogni aspetto della nostra esistenza, che si tratti delle banali attività quotidiane o delle aspirazioni più grandi dei nostri cuori. Perciò, che ogni nostra azione sia una bella preghiera, un'offerta di lode al Signore e un'espressione di gratitudine per le sue benedizioni. Comprendiamo che Dio desidera la nostra prosperità, poiché è il creatore di questo generoso universo e la fonte ultima della nostra abbondanza. Anche Gesù, il Figlio di Dio, dichiarò durante la sua presenza terrena: «Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Quindi, non esitate a supplicare Dio per la vostra prosperità e crescita finanziaria, gridate a Lui in tutte le questioni, compresi quelli riguardanti le vostre finanze. Attraverso sincere preghiere, il Signore aprirà le porte della prosperità nella vostra vita. Ora leggiamo i versetti del Salmo 3 e poi pregherò per voi. Salmo 3. O Signore, quanti sono i miei nemici? Molti si alzano contro di me, molti dicono di me: Dio non lo salverà. Ma Tu, Signore, sei lo scudo che mi protegge, sei la mia gloria, colui che mi rialza. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Mi corico e mi addormento, mi sveglio, perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine del popolo che mi circonda da ogni parte. Alzati, Signore, salvami, Dio mio. Colpisci tutti i miei nemici sulla bocca, fracassa i denti degli empi, o Signore. A Te appartiene la salvezza, sul Tuo popolo discenda la Tua benedizione. Uniamo le nostre preghiere invocando il potere del Salmo 3, affinché il nostro Padre Celeste ascolti le nostre suppliche sincere. Signore, come i miei avversari sono aumentati, molti si levano contro di me. Molti dichiarano che la mia anima non troverà salvezza in Te, ma Tu, Signore, sei il mio scudo, la mia gloria e colui che mi rialza. Grido a Te
e tu mi ascolti dal tuo monte santo. Mi corico e mi addormento, mi risveglio perché tu mi sostieni. Non temerò le migliaia che mi circondano da ogni lato. Alzati, Signore, e salvami, o mio Dio. Hai colpito i miei nemici e hai spezzato i denti degli empi. La salvezza appartiene a te, o Signore, benedici il tuo popolo, mio Padre. Eccomi, umilmente mi avvicino al tuo trono nel nome di tuo figlio Gesù. Signore, ti supplico di ascoltare la mia preghiera con il cuore contrito in questo momento. Mi trovo nel mezzo di gravi difficoltà finanziarie, sovrastato da una situazione apparentemente insormontabile. Le mie bollette si accumulano e fatico a farvi fronte nei tempi stabiliti. Questo peso mi opprime e mi sento impotente e intrappolato nella palude delle difficoltà finanziarie. I creditori mi perseguitano incessantemente e il reddito che ricevo è ben al di sotto di quanto necessario per adempiere ai miei obblighi. Più rifletto sulle mie circostanze, più cresce la disperazione che mi porta a credere che non vi sia via d'uscita da questa terribile situazione. Come può una persona come me sfuggire alle grinfie di una situazione così opprimente? Ma Signore, confido nel tuo potere illimitato e nell'amore incrollabile. So che nessuna sfida è troppo grande per te da superare. Alzo i miei occhi e fisso il mio sguardo sulla tua misericordia e grazia. Nelle tue mani i miei problemi apparentemente impossibili diventano opportunità per la tua divina intercessione. Concedimi la saggezza e il discernimento per navigare in questa tempesta finanziaria. Forniscimi i mezzi per saldare i debiti e far fronte agli obblighi finanziari. Oh mio Dio, ti supplico, per favore rispondimi, perché sono perso e non riesco a trovare una via d'uscita. La mia unica speranza risiede in te, perché solo tu puoi salvarmi da questa travolgente difficoltà. Solo la tua potente opera nella mia vita può darmi la forza per superare questa situazione. Solo la tua mano divina può riscrivere la mia storia e trasformare il mio deserto in un luogo di abbondanza. Ti supplico di manifestare prosperità nella mia vita, di aprire una nuova via e di fornire una soluzione. Irradia la tua luce radiosa in ogni angolo della mia esistenza. Padre, ti chiedo umilmente l'autorizzazione per la mia crescita professionale e finanziaria. Concedimi i mezzi per ricostruire ciò che è stato distrutto, per ripristinare tutto ciò che è stato perso. Salva la mia reputazione e la mia dignità, Padre, e scrivi una nuova storia per la mia vita. Fa sì che i semi di abbondanza che hai piantato portino frutto nella mia situazione. Rilascia in me il coraggio di emergere, di sollevare il mio spirito e di abbracciare la certezza della vittoria. Signore, vengo da te con un cuore contrito, cercando perdono per i miei errori. Chiedo anche perdono per coloro che ho potuto ferire o ingiuriare. Concedimi una coscienza chiara e una pace interiore, così che io possa comunicare con te. Se ho arrecato danno, Signore, estendi il tuo perdono e supplico tutti coloro che ho ferito di accettare le mie sincere scuse. Concedi a loro la tua misericordia, la pace e l'amore. Apri ampiamente le porte del cielo e fa scendere su di me le tue benedizioni abbondanti. In questo momento apro le mie mani per ricevere le tue benedizioni in abbondanza. Sono grato, Signore,
per la tua inesauribile generosità e per il fatto che provvedi a tutto ciò di cui ho bisogno con saggezza divina. La tua bontà non conosce limiti e le tue benedizioni sono infinite. Adesso prendo possesso delle tue benedizioni e esprimo la mia profonda gratitudine per ciascuna di esse. Ti ringrazio, Signore, per le tue meravigliose e infinite benedizioni. Il mio cuore trabocca di gratitudine per il modo in cui benedici abbondantemente. Offro il mio più sentito ringraziamento a te, mio Padre, per il fatto che continuamente colmi di benedizioni nel nome di Gesù. Tua è la gloria, Signore, per le tue infinite benedizioni nel nome di Gesù. Esprimo la mia gratitudine a te, mio Dio, nel nome di Gesù. Ancora una volta ti ringrazio, mio Padre, nel nome di Gesù. Con una fede incrollabile, concludo questa preghiera con la piena fiducia che hai ascoltato le mie grida e stai già lavorando per risolvere la mia situazione. Io mi arrendo completamente a te e ti ringrazio di cuore per la completa e totale risoluzione delle mie circostanze finanziarie nel nome di Gesù. E nel prezioso nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Continuiamo a pregare, invocando la potenza del Salmo 3, affinché il nostro Padre Celeste ascolti le nostre sincere suppliche. Grazie di esistere e ricorda che la felicità è un diritto per tutti fin dalla nascita. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere altre potenti preghiere. A presto e alla prossima preghiera.